A livello europeo stiamo definendo l'action plan per i prossimi 4 anni, l'action plan sullo sviluppo della riabilitazione medica a livello europeo. Uno degli aspetti molto importanti è quello di promuovere sempre di più le competenze del fisiatra attraverso ovviamente un miglioramento e un allargamento della formazione. Ma l'altro aspetto importante a cui teniamo molto è quello di sviluppare gli standard a livello europeo. Gli standard per quanto riguarda il processo di cura, ma anche lo standard per quanto riguarda il lavoro in team. Il lavoro in team è fondamentale per la riabilitazione e quindi ne vanno definiti gli elementi fondanti, come fare il progetto riabilitativo individuale, come svilupparlo. Il terzo punto è quello di diffondere sempre di più la conoscenza delle competenze del fisiatra. Uno dei temi che volevamo sviluppare è dimostrare come il fisiatra può fare la differenza nel processo di cura e riabilitazione. Questo è un elemento fondamentale perché a volte questo aspetto non viene colto, a volte c'è anche colpa nostra che non riusciamo a implementare bene la nostra conoscenza per garantire per esempio la qualità della riabilitazione, ma anche l'efficienza attraverso un filtro di ciò che va fatto, di ciò che non va fatto. E questo darebbe non solo un aumento della qualità, ma anche in qualche modo un sostegno alla compatibilità economica di quello che facciamo.